A distanza di mesi le parole pronunciate dall'imprenditore alla Zanzara hanno anche di profetico: il divorzio tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci è ormai storia nota. La coppia d'oro ha informato il mondo intero sull'accordo di separazione alla vigilia di Natale, ma non sarebbe il tradimento la causa della separazione, bensì l'incompatibilità caratteriale venuta alla luce dopo 10 anni di amore. Le ultime notizie sulla ormai ex coppia arrivano dal settimanale che li ha immortalati a bordo della stessa auto mentre si stavano dirigendo a Monte Carlo, dove entrambi vivono e continueranno a vivere. Nessun ritorno di fiamma però, la coppia, nonostante la decisione di separarsi consensualmente, ha deciso che continuerà a vivere nel Principato di Monaco ma in due case distinte. Elisabetta Gregoraci e il piccolo Nathan Falco vivranno in un appartamento in affitto pagato dallo stesso Briatore, ma le resteranno anche l'attico a Roma, nel quartiere Parioli, l'assegno di mantenimento e alcune quote dei locali dell'ex marito. La profezia, separarmi da Elisabetta, mi costerebbe troppo. Questa frase sarebbe stata pronunciata da Flavio Briatore durante una puntata della trasmissione radiofonica La Zanzara di Radio 24, in risposta alle voci di rottura, che già circolavano in primavera, quando Dago Spia aveva sganciato la bomba concernente i presunti soggiorni a Parma della Gregoraci, dove si sarebbe incontrata con un amico speciale. Quel mi costerebbe troppo oggi può essere visto come un'autentica profezia da parte dell'ex team principal di Formula 1 ai tempi della Benetton, visto che dalle indiscrezioni del settimanale, chi sembrerebbe che l'ex moglie di Briatore abbia ricevuto un ottimo trattamento. Ancora vacanza. Dopo la firma dell'accordo di separazione, la ex coppia è partita separatamente per le vacanze, come dimostrano le immagini postate sui rispettivi profili Instagram. Flavio Briatore è volato in Kenya con il figlio lo scorso 27 dicembre mentre la Gregoraci si è consolata a Miami insieme ad una cara amica. Tuttora il noto manager si trova in Africa con Nathan Falco, nel resort billionaire di sua proprietà. Il 67enne sta trascorrendo le vacanze a Malindi e il suo unico interesse sembra essere il figlio con cui passa quasi tutto il tempo, come possono testimoniare le foto social, che lo ritraggono in spiaggia oppure pronto per una gita in quad con il piccolo. Briatore si è distratto anche con una serata a Masaio e in compagnia di Paolo Bonolis, anche gli in Kenya in vacanza. Elisabetta Gregoraci, invece, è a Miami ma il suo profilo Instagram non racconta molto dei suoi giorni post separazione. La soubrette ha passato il Natale con il figlio e poi è partita verso la Florida per dimenticare il brutto momento. Chiarissima la frase postata su Instagram: più forte è il carattere, più fragile è l'animo. La durezza apparente è la corazza di chi ci ha messo troppo cuore e non vuole soffrire, evidentemente dedicata all'ormai ex marito. La data del divorzio. Nonostante tutto i rapporti tra i due ex coniugi sembrano essere privi di tensioni, tanto che, sempre secondo il settimanale Chi, il divorzio è stato fissato per metà giugno quando i due si ritroveranno per gli ultimi accordi definitivi. E così una delle storie più solide e discusse dello showbiz italiano si chiuderà definitivamente.